Ma raga, sta cheatando! Uno, ora vola via. Pronti? Eccolo. Una season di Fortnite peggiore di questa, io ragazzi sinceramente non l'ho mai, mai, mai vista. Dico sul serio. Ragazzuoli e ragazzuoli, benvenuti a tutti quanti in questo nuovissimo video di Fortnite. Oggi è un video diverso dal solito perché sono particolarmente arrabbiata nel vedere lo stato attuale di Fortnite per quanto riguarda la gente che appunto continua ad utilizzare cheat, gente che hackera, gente che continua tutti i giorni a scoprire bug, glitch e li utilizzano ogni singolo giorno in ranked, in pubblica o anche nei tornei stessi. E credo che sia davvero una cosa molto molto imbarazzante e soprattutto molto preoccupante. Per quanto riguarda questo video, ragazzi, vi andrò a fare vedere appunto mentre che stavo giocando in ranked in solo in Unreal che mi sono imbattuta in un ragazzo italiano che mi stava stream sniperando perché ero in live su Twitch. E come se non bastasse, oltre a stream sniperarmi, il ragazzo stava utilizzando degli hack per volare, quindi i classici fly hack, in una maniera veramente incredibile e non provava nemmeno a nasconderli. Questa cosa credo che sia ancora più imbarazzante. Quindi sì, ragazzi, in sostanza questo giocatore stava all'interno della sua macchina e volava per tutta l'intera mappa come se non ci fosse un domani. Quindi, ragazzi, preparatevi a vedere una partita veramente molto particolare perché chiaramente ero molto arrabbiata, ma questa mia incazzatura mi ha fatto giocare forse anche molto molto meglio. Ho fatto delle play e delle kill veramente mostruose. Quindi mi raccomando, ragazzuoli, subito un bel pollicione in su se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale e mi raccomando, vi ricordo che mi trovate live su Twitch tutti i giorni dalle ore 17, quindi vi aspetto anche solamente per un saluto. Trovate il link qui sotto in descrizione. Ora però, ragazzi, non perdiamoci in chiacchiere e passiamo al gameplay. Io vi auguro una buona visione. Non è me le C4, eh? Sicuro, 100%. Erano per me decisamente. Ma di nuovo, ragazzi! Ma stava flaccando quello, ragazzi. Quello stava cheatando. Ma ragazzi, sta cheatando! Mica quello è letteralmente quando la tua ragazza dice: amore, sono nudo a letto, ti aspetto. Porco zio! Ma di nuovo! Oh, questo è uno Steam Sniper, raga. Questo è uno Steam Sniper, eh? Guardate come si ferma. Guardate come si ferma a picconarmi. È uno Steam Sniper cheater, ragazzi. Ma no, che c***o di picconi, frate, ma vai via. Mamma mia. Uno che fa ETA non c'è? Sì, questo qua ha fatto il Foregas per prendere il Foregas. Pur di scappare da me, non ha preso il Foregas. Ma ragazzi, questo qua è un italiano Steam Sniper perché l'avevo anche in game prima. E mi ha pure picconato. Ma no, ma che c***o picconi? No, sì, ma vuoi farmi bannare? Ma va a culo! Ma fatti bannare tu, oddio, forse se mi bannano è meglio, almeno quitto sto gioco. Sapete che forse sarebbe meglio farmi bannare. Gioco il loghito online, sì. Bravo! E ora? Acciro di piazza merda.
Ma voi vi rendete conto, ragazzi, che c'è la persona che sta full cheatando da due game e non è stata ancora bannata? Cioè, ma voi vi state rendendo conto della situazione? No, no, io voglio domandarvi se vi state rendendo conto della situazione. Ti prego, fightami, bro. Ti prego, bro, fightami. Uccidimi piuttosto, sfondami. Scherzo, ti sfondo io perché fate tutti c***o a questo videogame. Mamma mia, faccio paura, ragazzi. Bro! Quello che cita mi vuole uccidere, ragazzi! Ora non caghi più il c***o. Stai un attimo a cuccia. Cane, dai, abbaia. Cioè, ragazzi, non è ancora bannato. Ragazzi, non è ancora bannato. Cioè, ragazzi, qua si chiama, si parla di detectare un fly hack. Cioè, è una cosa potentissima. Non puoi non notarlo con gli anti-cheat. Sì. Bibina.
Bel game. Bel game. Guarda qua. Non riuscivo nemmeno a prendermi, sì. Ma che... Cioè, ragazzi, cioè, ho vinto il game con un cheater in lobby. Impressionante sta roba. Ma così, proprio così, non l'avevo mai vista una roba del genere. Vediamo? Vediamo in slow motion. Cioè, guarda qua. Lui se la prende con me, perché lui era palesemente in stream, perché lo sa che sono io, perché l'avevo anche nel game precedente, nel mio game. Ora vola, guarda, 3, 2, 1, ora vola via. Pronti? Eccolo. Cioè, what? What? Allora, questo è il suo profilo, ok? 140 PR, di cui ne ha fatti 95 nella solo Victory Cup. Nella solo Victory Cup lui ha fatto top 167, che sono tipo all'incirca, penso tipo 200 punti, una roba del genere, no? E questa top 170 lui l'ha fatta facendo una win nella solo qualifier e due kill. Ciò vuol dire che lui ha fatto tipo solo top 2, top 3 o top 4 comunque, ha fatto solo endgame, dove probabilmente lui tipo volava all'infinito in cielo, e infatti c'ha due kill, è una win. Quindi un game l'avrà vinto secondo me perché aveva magari medikit e ha fatto tipo i loaf in volo, e due kill così a cazzo di cane magari in start. Ma poi per lui aveva fatto questa top, vuol dire che lui ha fatto proprio sempre endgame, solo endgame ha fatto. Quindi in questo caso per forza volando, perché se cittava a livello di aim avrebbe avuto molte più kill, ragazzi. Non puoi farmi due kill e una win, è impossibile. Quindi questo qua è stato tutto il tempo a volare costantemente. Questo qua ha volato costantemente e ha fatto così la top. Infatti quei 140 PR l'ha fatti così. Infatti lui, ragazzi, ha 10-20 giocati in questo account, che sono questi qua. Torneo fatto il 24 agosto 2022, uno nel 2023 e poi ha riniziato nel 2024. Ed è un italiano, perché vedete, cioè, ha giocato uno che si chiama Sticchio, Sticchio italiano, e poi c'ha comunque la bandiera italiana, quindi... Che rank è? Sarà Unreal, sì. Sarà 100% Unreal. E infatti Unreal 143esimo. Unreal 143esimo in questa season attuale. Quindi lui ha modo di flyhackare costantemente. Non killa nessuno, ma flyhacka costantemente. Bene, ragazzi, siamo giunti al termine di questo video di Fortnite. Come avete visto, alla fine abbiamo ucciso anche quel maledettissimo hacker italiano, che peraltro era pure scarsissimo. Infatti ci godo. E ci siamo portati a casa una bellissima vittoria reale in ranked Unreal, con un bel po' di kill e delle play veramente mostruose. Rimane il fatto però, ragazzi, che Epic Games e Fortnite devono darsi veramente una svegliata, perché la situazione attuale di Fortnite è veramente peggiorata. E ogni giorno ci sono sempre hacker, nuovi cheater e persone che scoprono nuovi bug e nuovi glitch per vincere le partite in maniera super easy, come diventare immortale nelle macchine o come volare all'infinito, eccetera eccetera eccetera. La situazione, ragazzi, sta sfuggendo di mano e non può continuare così, perché se dovesse continuare così ancora per molto, sono sicura che i giocatori potrebbero veramente rompersi come non mai e quittare questo gioco. E io ovviamente spero di no, perché amo Fortnite e non voglio vederlo ridurre veramente in poltiglia. Quindi, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate subito un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ora però noi ci dobbiamo salutare, ma non vi preoccupate, perché chiaramente ci ribecchiamo in un prossimo video. Dalla vostra Kratomist è tutto, bella a tutti, ragazzi.